Ciao a tutti amici, bentornati a un nuovo episodio di Sfornati Live. Che cos'è Sfornati Live, Ale? È una magnifica sezione di sfornati, come si suol dire una costola, dalla quale escono tantissime belle cose, tante interviste, tante dirette in cui tante chiacchierate in cui ci divertiamo, impariamo, conosciamo e oggi andiamo a conoscere Yaya De Rose. Sì, appena si connette, vediamo se ci fa lei la richiesta di amicizia, di entrare in diretta, gliela facciamo noi. Intanto cerchiamo di raggruppare un po' di persone. Iniziamo a salutare chi si connette con noi e vediamo. Vediamo, ciao Elisa Morgese. Ciao. Ciao. Maros Catoio partecipa, ti salutiamo. Ciao. Ciao anche a te, vedrete se starete con noi che sarà una diretta divertente. Chi è Yaya lo sappiamo quasi tutti. Quasi tutti, per chi non la conoscesse, è un personaggio davvero unico ed istrionico. La imparerete a conoscere con noi, ci racconterà tutta quella che è la sua carriera e ci racconterà tutto di lei. Noi vorremmo scoprirlo perché siamo molto curiosi. Ciao, sempre a Maro Scatoio. Ciao. Sì, Yaya è una presenter di QVC Italia, questo canale per l'home shopping, dedicato all'home shopping, che ormai da oltre, credo, 10 anni è sbarcato in Italia. È un'azienda, diciamo, straconsolidata nel mondo dell'home shopping, in TV chiaramente, in tutto il mondo. Però Yaya ha una lunghissima carriera, perché esatto, è stata fotomodella, presenter, venditrice, attrice, life coaching e di tutto e di più. La conosceremo, davvero una marea di informazioni noi le abbiamo già, perché la conosciamo, perché lo possiamo dire, è una nostra vicina di casa in un certo senso. In un certo senso sì, e capirete perché nel momento in cui si collegherà Yaya, in modo tale che... Ciao Alberto. Ciao Alberto. Per noi è davvero un onore conoscere Yaya, perché... Noi la conosciamo, diciamo già, però esatto, non diciamo niente, perché sennò... Siamo felici di farla conoscere a voi, perché sarete veramente contenti di scoprire... tutto il suo percorso. Ecco Yaya, si è connessa. Ecco Yaya che si connette, ciao, con noi. Stavamo dicendo di Yaya, di te appunto, che sei un personaggio poliedrico, che sei una presenter di QVC Italia. Abbiamo spiegato cos'è QVC Italia, però tu sei molto altro. E perché siamo qui a fare questa diretta nel momento in cui ci mandi la richiesta, ovviamente ti facciamo entrare. Siamo qui perché in qualche maniera noi siamo vicini di casa. E soprattutto amiche che siete all'ascolto, Yaya magari se vorrà ci darà qualche segreto di immagine, qualche consulenza particolare sull'estate. Assolutamente, 2021. Perché adesso scopriremo tutto. L'universo e il mondo, facciamo entrare Yaya in diretta, vediamo il magico collegamento di... Eccola! Ciao Yaya! Ciao Yaya, come stai? Ciao ragazzi, alzo un po' il volume perché mi sento molto poco. Ecco, noi stiamo urlando, aspetta che alza. Non vorrei capottare subito. Ok, vediamo un po' se ora vi sento meglio. Ciao Yaya! Ci senti meglio? Sì, adesso mi sento meglio. Come state? Tutto bene, tu? Alla grande, alla grande, bellissima come sempre. Bellissima pettinatura, tra l'altro. Già iniziamo. Scusa, ti piace questo cambio look? Così? Sì, l'ho visto che l'hai fatto ieri, giusto? Sì, ma in realtà è un po' che, insomma, taglia di qua. Sai che io cambio molto. Sì, vabbè. Spesso mi piace cambiare, insomma. Tu, Yaya, stai bene con tutto, però giochi facile, sei bella in tutti i modi. Siete troppo carini, i miei vicini di casa. Esatto, dicevamo, dobbiamo svelare questa cosa, no? Perché siamo vicini di casa, no? Vabbè, tu sei a Bergamo, com'è la connessione? Ma raccontiamo questa cosa, voi siete di Imperia, quindi? Proprio, guarda, siamo in questo momento sull'argine destro. Più imperiesi di così, diciamo, non si può. Non si può. E tu allora... invece stai di Cervo, che... Okay. A pochissimi chilometri da Imperia, proprio una manciata. Esatto, io sono cervese. Cervese. Un piccolo borgo in provincia di Imperia, molto bello, quindi approfittiamone per fare un po' di pubblicità
all'Istrese, al Ponente Ligure, perché ci sono dei posti molto belli, e Cervo è uno di questi. Quindi, questo bellissimo paesino in provincia di Imperia, di 1200 abitanti, io sono nata lì e cresciuta lì, perché ho vissuto lì fino ai 18 anni. E noi ci ricordiamo perfettamente di te, infatti. Tu non ti ricorderai di noi, perché tu hai avuto una vita super piena di persone, vero? Magari avrai conosciuto migliaia di persone. Però noi tutti conoscevano Iaia. Però tutti conoscevano Iaia qua in Imperia. E soprattutto... Diciamo che il posto è piccolo, come dire, e quindi ci si conosce un po' tutti. Esatto, esatto. Esatto. Ascolta, innanzitutto mi sembra di vedere che è una bellissima giornata lì da te. Mi sembra... Allora, è una bellissima giornata, qui dietro di me c'è, beh, non so se è riuscito ad intravederlo, perché la risoluzione del telefono magari non vi consente, ma questo è Bergamo e qui davanti ci sono degli splendidi tramonti, quindi secondo me tra un po' cominceremo a vedere. Ci vediamo tutto in diretta. Cominceremo a vedere tutte le persone che si stanno rosa. Ciao a tutti. Ciao Francesco Saccomandi, che si è appena connesso. Ciao Antonella. Ciao. Cupcake, che è un personaggio fotonico, come lo definiamo noi, che è una cuoca, possiamo dire, una food blogger, anzi, wow, siciliana, che guarda, seguila perché è fantastica. E niente, ciao Beppe. Cioè, praticamente voi cucinate un sacco di robe buone. Noi cuciniamo un sacco di robe buone che regaliamo per stare, esatto, in forma. Perché stiamo cercando di metterci a dieta il più possibile in vista di quest'estate. Quindi cerchiamo di... Ma perché mai? Vabbè, dai. Sapessi cucinare io quei manicaretti lì, come dire... Ma anche tu sei una brava cuoca. Tu sei una brava cuoca. L'altro giorno hai fatto delle lasagne mica da ridere. Buonissime. Ma vi dirò, io mi cimento, però ho poco tempo. Però devo dire che mi piace molto cucinare, sì. Sì, anche noi abbiamo poco tempo, è un ritaglio di tempo questo blog, però sta avendo tantissimo successo e quindi lo stiamo portando avanti con entusiasmo. Bene. Però parliamo di te. Parliamo di Iaia. Parliamo di Iaia. Perché... Ditemi tutto. Cosa volete sapere? Parliamo. Perché allora, diciamo, abbiamo pensato come la presentiamo, diciamo una presentatrice, una fotomodella, è una presenter, Iaia è un'imprenditrice. Un'imprenditrice, una consulente d'immagine, una influencer. Come ti dobbiamo definire tutto questo? Ma molto di più. Guarda, io in realtà sono sempre stata molto curiosa. Diciamo che nella vita ho sempre avuto tanti interessi e tante curiosità. E non mi sono mai preclusa comunque l'opportunità di vagliarle un po' tutte. Io credo, se mi seguite lo sapete, che in ogni essere umano ci siano veramente tanti doni, tante possibilità, infinite possibilità. E che ognuno di noi abbia veramente un potenziale illimitato, che certe volte va sicuramente un po' sondato. Ecco, diciamo che io ho avuto la fortuna di poterlo sondare ampiamente, anche perché ho avuto due genitori, appunto, in un paesino così piccolo. Mi piace che voi abbiate fatto il riferimento alle mie origini, che poi sono anche le vostre, perché... Cioè, immaginiamo, io comunque tra un mese compirò 40 anni, quindi mettetevi nei panni dei miei genitori, veramente, insomma, 30 anni fa, quando avevano questa ragazzina, questa bambina, che già, insomma, voleva chiacchierare, voleva presentare, voleva recitare, voleva fare mille cose, insomma, anche con un pregresso il mio che non era semplicissimo, perché comunque io ho un passato di bambina fortemente bullizzata da più. Lo sappiamo, infatti volevamo chiedertelo, si racconta. Esatto, quindi poi diciamo che nella mia evoluzione, quando sono diventata un po' più grandicella, c'è stata questa trasformazione fisica, ma anche un po' di attitude, e lì abbiamo cominciato un po' a sondare. In effetti vedevo, e soprattutto allora, perché ero piccola, i miei genitori vedevano che me la cavavo, ero brava a fare alcune cose, insomma, presentare. Quindi ti hanno sostenuta da sempre? Mi hanno molto sostenuta, per quanto mio padre non approvasse assolutamente. Mia mamma è una donna timidissima, che proprio, avete presente la famosa scena del concorso di bellezza
dove c'è la Miss che vince, e poi giustamente le foto con i genitori, la mamma che viene chiamata. Ecco, i miei scomparivano Sempre, ecco. ma sempre. Io veramente ho delle scene cult che i miei amici ricordano, perché ovviamente avevo già le mie amiche, i miei amichetti che venivano a vedermi, e queste scene cult di me premiata sul palco, il presentatore che diceva: bene, dove sono i genitori? Dove Dove sono sono i genitori? i genitori? E a quel punto tutti correvano a cercare mio padre e mia madre, che si erano nel frattempo liquidati per il terrore di dover fare delle foto, rilasciare delle interviste. Io ho vinto anche dei concorsi nazionali importanti quando ero una ragazzina. Ce Insomma, li ecco, ricordiamo, i miei mi dicevano: guarda, tu fai, noi siamo qui, veniamo con te, ma non ci tirare in mezzo, perché i miei sono veramente timidissimi. Mio padre mi ha sempre detto: fai quello che credi purché tu studi. E infatti io fino a un certo punto ho continuato a studiare, fino a quando poi mi è arrivata la grande opportunità, il primo programma in Rai, e mi ricordo benissimo le parole di mio padre, perché io gli ho detto: papà, guarda che io arrivavo da una carriera di modella. Esatto. E gli ho detto: papà, guarda che mi hanno presa per questa trasmissione, presenterò io. E mio papà, un po' sgomento, mi ha detto: ma tu sei sicura di essere in grado? E io gli ho detto: papà, fai una cosa, aveva ragione, perché in effetti diceva: cioè, tu prendi, ti trasferisci a Milano per fare una cosa, non so se sarai capace. E allora gli ho detto: papà, fai una cosa, ho una serata tra 2 giorni, presentavo una serata di piazza, tu vieni a vedermi, così me lo dici tu se sono brava. E mi ricordo, adesso se ci penso mi viene da piangere, perché comunque ho questo ricordo di io che finisco di presentare, mio padre viene da me e mi dice: sì, questa è la tua strada, vai perché è la tua strada, hai talento e devi fare questo. E quindi io a 18 anni sono andata via da casa dei miei genitori e mi sono trasferita a Milano. I miei genitori sono sempre stati presenti. Delle volte mi hanno appoggiata, delle volte no. Quindi diciamo che insomma la presenza della famiglia c'è sempre stata. Io sono sempre scesa in Liguria appena potevo, perché le mie radici sono là, la mia famiglia è là. Certo. Però ovviamente sono ormai 22 anni che vivo a Milano, adesso a Bergamo da poco, da qualche mese, e vi dico. Ho vagliato tutto quello che si poteva fare, non mi sono preclusa l'idea di poter essere tante cose, perché credo che una donna, così come un uomo, non faccio differenza in questo senso, non debba facilmente farsi etichettare e non debba etichettarsi. Perché Ah, se beh, ho certo. sentito questo, io sicuramente magari mi sarei fermata a fare una delle tante cose che ho fatto, la showgirl, la presentatrice, cosa che sicuramente fa parte di me e continuo a fare, però nel frattempo ho fatto anche tante altre cose. Tantissime altre cose. Tantissime. Perché poi, tra l'altro, Iaia, tu sei estremamente un'immagine, cioè una bellissima ragazza, però quello che noi abbiamo sempre, e questo è il dubbio, noi abbiamo sempre notato, e chiunque ti conosca, ti segua, quanto tu abbia sempre comunque investito appunto sulla tua intelligenza, sul saper fare, e poi vediamo, ci spiegherai meglio appunto tutto il tuo percorso. Cioè, è come se tu la bellezza l'avessi sempre considerata soltanto e solamente un punto di partenza, che Un un accessorio, dici. accessorio. Questo stupisce di te, perché molti invece della bellezza ne hanno fatto un baluardo. Tu a volte, cioè, non l'hai quasi utilizzata questa bellezza. Ma io penso che non penso, ne ho la certezza. Sai che se mi seguite sapete che io faccio tanta divulgazione a favore della terapia. Quindi io ho sempre detto: in alcuni momenti della mia vita sono andata a farmi aiutare da una psicologa, che ringrazierò per sempre, perché chi come me fa un lavoro dove ovviamente sono richieste tonnellate di energia, di buon umore, di livelli alti di stato, di sorrisi, ovviamente deve tenere pulito anche il cervello. Io gli faccio Assolutamente, certo.
Come teniamo pulito il fegato, ok, lo sto, cioè ci prendiamo cura di noi, anche il cervello va ripulito, se no ovviamente ti lasci andare magari a pensieri negativi, insomma, stati d'animo che... Questo vale un po' in tutti i settori lavorativi o comunque in genere nelle vite di tutti noi, a prescindere dall'occupazione, no? Vale sempre avere cura del proprio benessere e soprattutto indagare, cioè cercare di capire un po' che essere umano sono, come posso essere un essere umano migliore per me e per gli altri. Quindi questo, in questo la terapia mi ha aiutato tanto. E qua, scusami, Ale, quando è che ti sei posta questa domanda? Da sempre oppure c'è stato un momento particolare della tua vita in cui hai detto devo capire qualcosa di me in maniera più precisa, in maniera più completa? No, in realtà da sempre, perché io ho sempre avuto dentro di me questa passione bruciante che mi diceva: non può essere tutto qui. Io voglio aiutare le persone a stare meglio, io voglio aiutare le persone a sentirsi meglio. La comunicazione è stato il mio mezzo per arrivarci, perché io sono una donna di comunicazione, credo nella comunicazione, le parole sono importanti, cambiano la nostra vita e la vita degli altri. Il modo in cui comunichiamo è troppo importante, però volevo andare oltre. Io ho sempre sentito dentro di me che potevo fare qualcosa per far sì che ogni persona potesse vivere appieno la propria esistenza e non smettere di sperare, non smettere di mettercela tutta, perché la vita è una cosa meravigliosa. È E allora unica. ti rispondo a questa domanda dicendoti: è vera questa cosa della bellezza? È vera? E dipende dal fatto che io sono molto abituata ai cambiamenti. Io sono una ex bambina bullizzata, sono stata una bambina a sovrappeso fino agli 11-12 anni di età. Mi hanno rotto un braccio a calci, mi hanno rotto la testa con delle pietre, prendendomi a sassate in un parco giochi quando avevo 10 anni. Gli episodi di bullismo sono rimasti sulla mia pelle e rimangono per sempre, non si è... Gravissimi, tra l'altro. Cosa? No, diceva Ale, molto Gravissimi, gravi molto come gravi questi. episodi. Oggi sicuramente lo sarebbero molto di più. Al tempo meno, però sì, comunque ti confermo, assolutamente gravissimi. E Sei quando andato poi oltre le parole, che già sì, fanno cioè male. Sei andato molto sul oltre le picco. parole, molto oltre le Quindi, parole. Io ho ancora parole. la cicatrice qua, che dico, se quando faccio i miei speech motivazionali per le donne, così dico, io ogni tanto la tocco, perché questa per me è la mia cicatrice di Harry Potter. Ogni tanto la tocco per ricordarmi sempre da dove arrivo. Un Quando superpotere. esatto, sì, mi ha dato i superpoteri, mi ha dato una lettura della realtà che andava ad un certo punto oltre ciò che realmente era, perché io in quella situazione mi sono dovuta inventare qualcosa di alternativo per sopravvivere. Quindi io avevo una rilettura della realtà che non corrispondeva alla realtà, che però era il mio modo di sopravvivere. Assolutamente. E ho imparato tante cose, ho imparato che le persone ti danno il valore che tu ti dai per prima, ho imparato che le persone ti prenderanno sempre a sassate, le persone troverai sempre qualcuno che vuole ostacolarti, bullizzarti, mettere all'angolo, discriminarti. Sta solo a te credere in te, credere che puoi farcela, credere che sei speciale, credere che ci sono grandi cose in serbo per te. Il problema per me era che quando mi sono trasformata e ho cominciato, insomma, la mia carriera, io sai cosa pensavo sempre? Mia mamma me lo ricorda sempre. Io pensavo che fosse momentaneo. Io dicevo, tornerò come prima a un certo punto. Quindi tutta questa A cosa... livello di fisicità dici? Sì. Ah, Io non tipo avevo... Cenerentola che si trasforma e poi ritorna da babà. A parte che Cenerentola era una figa prima, durante e dopo. Esatto. Io non Però. avevo una percezione corretta di me, non l'ho avuta per molti anni. Quindi quando le persone mi dicono, sai, anche gli haters, no? Che magari delle volte dicono delle cattiverie sul mio aspetto, il mio corpo è il mio strumento, sicuramente, ma io non gli do spesso il peso che le altre persone invece gli danno quando mi guardano. O che Per pensano che tu gli dia. Infatti, Iaia, la esempio... cosa che seguendoti spesso si nota è che la cosa che ovviamente la maggior parte delle donne che ti seguono ti adorano e comunque prendono spunto perché tu comunque in questa sorta di life coach che fai su tanti aspetti di cui poi parleremo, però sembra che comunque sia tante, non tutte, ma alcune donne non ti perdonino mai. Questa bellezza, cioè è come se non ti venga mai perdonata, è vero?
Come dico sempre, allora, io non, ti dico, non sono d'accordo con quello che spesso sente dire, no? Cioè, l'avrete sentito anche voi, spesso dire, la bellezza mi ha in qualche modo penalizzata. Perché fatico a farmi prendere sul serio, perché, non so, le più svariate ragioni. La realtà è che la bellezza aiuta tantissimo. La bellezza apre tantissime porte. Io dico sempre questo: se voglio farmi parcheggiare la macchina, se mi si ferma la macchina in mezzo alla strada, sono avvantaggiata, sì, perché scendo dalla macchina e qualcuno mi aiuta. È inutile girare intorno, Sì, sei fucilata certo. dall'altra parte del mondo e la mia pelle invece che essere chiara fosse scura e il mio viso non avesse queste caratteristiche, ma lo sappiamo molto bene oggi cosa intendiamo per bellezza. Si risponde ad una serie di canoni che sono in corso. Certo. Se io e voi avessimo un altro tipo di colore di pelle, un'altra forma di viso, un'altra forma degli occhi, molto probabilmente avremmo faticato un po' di più nella vita. Quindi sicuramente la bellezza apre tante porte. Il problema della bellezza è che gli effetti che dà sono molto rapidi, di breve durata. Quindi la bellezza tanto quanto è stupore, quanto è esplosiva nell'immediato, ti dà questa soddisfazione di vedere queste reazioni di stupore, anche clamorose, anche importanti, ma tanto quanto arrivano rapidamente, così rapidamente se ne vanno. Quindi se sotto non c'è qualcosa e non sai come aggrapparti, la paghi e la paghi doppia, tra Vedi, l'altro. qualcuno dice un'arma a doppio taglio. Sì, ad un certo punto è sicuramente un'arma a doppio taglio. Riguardo il fatto che alcune donne non mi perdonino la bellezza, io credo che non sia il fatto che alcune donne non perdonino la bellezza ad altre donne, io credo che riguardi anche gli uomini e sia piuttosto il fatto che le persone faticano a perdonarti la felicità, la realizzazione, la soddisfazione, più di tutto il sorriso. Infatti io Sono dico completamente d'accordo con te. È quello che dà più quando seguo fastidio le è mie il sorriso e la donne, soddisfazione, sì. quando io seguo le mie donne, le mie ragazze nei percorsi di crescita personale, dico quando c'è qualcuno che ti fa del male, che ti, anche sul lavoro, che ti opprime, che ti mette in difficoltà, per prima cosa sorridi. Le persone diventano matte quando tu sorridi. Ah, certo. Quelli si Abbiamo portano. ad oggi delle reazioni incredibili, io questo ve lo posso dimostrare. Cioè, proprio dimostrato, lo faccio sempre vedere ai miei amici, le reazioni che le persone hanno quando mi chiedono come stai e io rispondo benissimo. Le persone hanno delle reazioni, cioè mi guardano e mi dicono benissimo, ma veramente perché? Perché siamo abituati a sentir dire sì, beh, dai, insomma, tutto Tutto sommato, sommato. sommato, dai. Sì, Quindi, è insomma, stato. questa penso che sia quello più che la bellezza estetica. Però io sono così, io sono una persona positiva, cerco di vedere il lato positivo in tutto quello che mi succede, generalmente sono molto sorridente, molto luminosa, spumeggiante e questa cosa ogni tanto infastidisce, sicuramente. Ho capito. E ascolta, tu hai iniziato in televisione, sulle reti nazionali, adesso vado a memoria. La prima cosa importante che hai fatto, forse veline, proprio la prima cosa importante, importante. Sì, nel 2002 sono arrivata a Sì, seconda veline me ce lo e nel ricordo fino 2003 sono arrivata in Rai. a. Sono Esatto, in arrivata Rai, ci ricordi con quale programma far in cosa? Rai. In Rai il mio primo vero lavoro, anzi non è vero però, attenzione, perché Attenzione! quando avevo 18 anni in realtà il mio primo lavoro in Rai è Lo so io, stato te lo dico io, te lo dico io, con Davide Mengacci. Ah no, ma era su Rete anche 4, era su Rete anche. 4. Tu ti ricordi una cosa incredibile che io avevo completamente Perché rimosso? riguardava i fornelli sfornati. Vero? Sì. È vero, avevo fatto anche quella trasmissione lì, Sabato nel villaggio, mi pare che si chiamassero, No, la non lo so, quello trasmissione non così. lo so. No, il mio primo lavoro in Rai è stato, avevo 18 anni ed è stato La vita in diretta con Michele Cucuzzo. Ah. Avevo vinto Miss Uno Mattina. E da Miss che facevano a Sanremo e da Miss Uno Ah. Mattina mi scelsero per fare La vita in diretta. Avevo 18 anni, quello è stato il mio primissimo lavoro. Poi Bellissimo. quell'anno lì a Sanremo c'era Gianna Tani.
Ok, la famosa provinatrice di Rovinatrice. Mediaset. La casting director di Attentissima Mediaset. ciarlatana. Lei mi vide e mi ricordo che mi disse: tra 2 anni cambiamo le veline. Io mi ricorderò di te perché hai una faccia incredibile, quindi ti devo richiamare assolutamente. E infatti, 2 anni dopo mi chiamarono per il provino di veline. Io andai a fare questo provino, e poi vabbè, c'erano tutte le selezioni. E quella è C'era stata proprio un la mia. programma dedicato, giusto? Sono... Sì, era un vero e proprio Durava programma. tutta l'estate, con Tom Tutta l'estate. Mammucchi, insomma, era stata una cosa di 3-4 Io, mesi. tra l'altro, ci terrei a dire che a sti programmi, sti concorsi, ero sempre l'unica ligure, sempre. Cioè, la Liguria è sempre rappresentata pochissimo, tutti si dimenticano la Liguria, non si tifa mai per la Liguria, invece la Liguria, voglio dire, è una regione che merita. Soprattutto il ponente. Ecco. E quindi niente, da lì poi sono arrivata in Rai, sono stata in Rai dal 2003 al 2006, nel 2006 sono tornata in Mediaset e nel 2007 ho fatto La Fattoria, 1, 2, 3 stalle, il programma che si Seconda. ricordano tutti, col caschetto biondo e il cappello col girasole. E E poi... anche Ah, il esatto, cappello col girasole, ma vero? neanche in quell'occasione Yaya non hai dimenticato l'opportunità di far vedere la tua intelligenza, è Ma non è vero? stato merito mio. Adesso ti No? racconterò una cosa che non sa nessuno. Attenzione, O gossip. magari lui sì, o magari lui sì, chi lo sa? Non lo so, ma nulla di sé, Secondo perché non me è credo cosa di averlo mai privata. raccontato in un'intervista, come è andata in realtà. Vediamo, dai. Io ti Allora, dico, Maria De Filippi. praticamente è andata così. Io. Curatrice del programma, 1, 2, 3 stalla, non so se lo sapete, ma all'epoca non si seppe più di tanto in realtà, perché c'era stato un cambio di produzione alla seconda puntata. Entrò Curatrice, Maria. eh? È entrata Maria De Filippi alla seconda puntata. Vedi che lo sa, Certo, è stata lei. ci siamo È entrata preparati Maria. noi. Conduceva Barbara D'Urso. A un certo punto, praticamente, c'era Aldo Busi che era stato chiamato apposta perché doveva, cosa doveva fare? Ovviamente, sapete che in TV chiaramente un copione c'è, non è che c'è, Certo. nei reality ovviamente le reazioni dei partecipanti sono naturali, però c'è una scaletta di cose che devono accadere. Quindi c'era un momento in questa trasmissione in cui Aldo Busi doveva un po' perculare le vallette, noi ragazze, come? Decantando questi versi, queste poesie e facendoci delle domande di cultura generale, in pratica. Mi ricordo che eravamo, cioè era già tardi, eravamo stanchissime, avevamo fatto 1.000 prove, 200.000 confessionali e io, come al solito, ero l'ultima in fondo, cioè io sono sempre sghiscia. E praticamente niente, c'era Barbara che stava presentando e Aldo Busi comincia a leggere questa poesia. Io, che ero lì che mi annoiavo, stavo appoggiata così. E nel frattempo la ripetevo ed era la donzelletta via dalla campagna, insulta l'artista. E io tra me e me facevo Erika in mano, un mazzolino di rose viole, onde si come suole. Tra me e me, Maria, che è un genio, io non so se voi siete al corrente che Maria, cioè non è solo una presentatrice straordinaria, no, Certo, lei è veramente un è genio. una Lei ha un macchina, è una radar. macchina Dello Maria. spettacolo. Lei ha un radar per intercettare tutto quello che sta accadendo intorno a lei, ogni microespressione e qualunque cosa stia accadendo che lei può Captata. utilizzare a favore chiaramente delle dinamiche televisive. Quindi lei, che era tipo a 200 metri da me perché era in fondo allo studio, se n'è accorta. E quindi in auricolare a Barbara gli ha detto: vai da Iaia, vai da Iaia, vai a sentire Iaia. E allora Barbara si è avvicinata e mi ha detto: Iaia, ma tu la sai? E io così, guardandola un po' così, faccio, credo di sì. E lei, e la diresti? E io, ah, ok. E prova, prova. E allora Aldo Busi mi dice, va bene, allora provi ad andare avanti. E io, ok, vabbè, Erika in mano, un mazzolino di rose e viole, onde si come suole. Resta di manna lì di festa, il petto il cri. Siede con le vicine sulla scala a filare la vecchierella. Quindi, insomma, da lì ovviamente boato, io vincevo facile in quel contesto perché eravamo in pieno scandalo Vallettopoli, c'era una cattivissima reputazione delle ragazze che facevano la TV. Quindi arrivo io, insomma, già vinco facile con questa cosa qua. E da lì Maria mi chiama nel suo ufficio e mi dice: Iaia, tu te la senti di fare tutte le settimane una prova di cultura generale?
Tutte le settimane ti diamo delle cose da studiare e dopo ti interroghiamo in diretta durante la puntata in prima serata. Lo faresti? E io dico, se, vabbè, sì, studiare non mi è mai pesato più di tanto. Diciamo che mi piace leggere, studiare, mi piace. E da lì è nato il personaggio della balletta secchiona, che ero io, anzi la pupa secchiona. La pupa secchiona. Sì, ma mi dedicò a un redazionale importante sul Corriere della Sera, anche Maurizio Costanzo, perché era... Più che altro è stata la tempistica che è stata singolare, nel senso che Singolare. Tra eravamo l'altro, tutti Gaia, assieme. noi sappiamo che tu sei davvero un po' una secchiona, sei sempre stata, diciamo, bravissima a scuola, è vero? Allora, io sono stata molto brava, tranne i primi anni del liceo classico. Perché avevo una prof che saluto caldamente, salve, Ciao. era terribile, di greco e latino, ed è stata il mio terrore per gli Non anni che diremo il facevo. nome, ma sappiamo il nome e il cognome di questa persona. Vedi che proprio la Però la vorrei vicinanza salutare caldamente perché anche è su lei... stata l'incubo di mia sorella. Ecco, Anche diciamo su che non lei sei entro in Giulia. ho un Io ho fatto aneddoto. il liceo scientifico, lui ha fatto ragioneria Ruffini, tu hai fatto il liceo classico, tu eri in classe con i miei amici, quindi so bene le dinamiche. Insomma. Sì, poi tra l'altro di lei ricordo questa... Ecco, per farvi capire un po', di nuovo torniamo al discorso della bellezza e di quando ero una ragazzina assolutamente inconsapevole. Non mi rendevo conto e soprattutto non davo la bellezza al peso che gli davano le altre persone. Quindi io mi ritrovo a 14 anni in questa quarta ginnasio e a un certo punto tutti i miei compagni invitati da questa professoressa a dire cosa avrebbero fatto da grandi. Ognuno ovviamente poteva dire quello che voleva, arriva a me e dice: Beh, la De Rose finirà col culo su uno yacht mantenuta da un riccone. Io, credetemi, che ero talmente ingenua che no, non avevo capito cioè ero piccola, avevo 14 anni, cioè per me non capivo in base a cosa avesse detto lo yacht, il riccone che mi doveva. E quindi sono tornata da mia mamma sconvolta, gli ho detto: cioè. Ma la professoressa mi ha detto questa cosa Abbastanza grave come cosa, abbastanza bassissima grave e le cosa vorrei proprio. dire: Ehi, bitch, nessuno mi Ciaone, mantiene ma sullo yacht. Lo ciaone. yacht, se voglio, me lo compro, chiaro? Ciao, ciao. Grande, Esatto. Iaia. Oggi come oggi non so se la cosa non potrebbe non avere delle Delle ripercussioni. conseguenze. Beh, tante cose oggi potrebbero avere delle ripercussioni, ma per fortuna, ma per fortuna. Ah, voglia, assolutamente. E quindi scusa, allora hai fatto appunto la fattoria che quell'anno si chiamava un 2-3 stalla. Non mi ricordo chi ha vinto, però c'è stato tutto un miscuglio di squadre alla fine. Esatto, sì, c'erano le squadre. Adesso non mi ricordo, poi sei andata da lì a Buona Domenica, o sbaglio, eri l'ospite Buona fisso. domenica pomeriggio 5 per tanti anni. Per tanti L'edizione anni. più bella è stata quella del 2008. Perché io appunto uscita dalla fattoria, poi ho fatto Buona Domenica per tutto il 2008-2009, poi Saturday Night Live su Italia E ce lo 1. ricordiamo Ce lo bene. ricordiamo. Tu facevi anche gli sketch, Iaia, è vero? Sì, è Lì, stata una... secondo me, era, diciamo, eri molto completa, no? Perché per gli È stata una stati, palestra incredibile, anche ma si perché era vedeva, si appunto in vedeva. diretta. Ma ascolta, oggi questa televisione non c'è più, parliamoci chiaro. Cos'è che ti manca di più di quella televisione, anche se siamo tutti abbastanza giovani ancora, dai. Però Guarda, a me abbiamo vissuto manca. un'epoca, quella degli anni 90, in cui la televisione era ben scritta, preparata, costruita e anche per parte dei 2000. Adesso è un'improvvisazione, è un po' più approssimativa, lo possiamo dire, non ci sono più i soldi probabilmente per fare le produzioni. Cosa manca veramente, secondo te? A me manca il sipario, i costumi, i lustrini. L'atmosfera che c'era in quelle trasmissioni, che non c'è più, non esiste più, che era, diciamo, un po' paragonabile al teatro, se vogliamo, il teatro e la TV messe insieme, no? È un po' quell'atmosfera lì non c'è più. E
Però ti dico che diciamo il rapporto con il pubblico, l'idea del rapporto con il pubblico, quella non mi manca, perché ovviamente insomma attraverso i telefonini ormai finiamo nelle case di tutti, per fortuna, cioè io ho un rapporto veramente con le persone che mi seguono incredibile. Certo, c'è da dire, e non lo dico per me perché oggi faccio tutt'altro, quindi assolutamente non lo dico perché ritengo di essere io una brava conduttrice. Ritengo che si sia perso il lavoro del conduttore, che non ci sia più, mentre invece ci sono tanti validissimi professionisti, ragazzi e ragazze, e uomini e donne, che meriterebbero veramente di avere una ribalta importante e molto probabilmente non l'avranno mai, perché Ma non perché adesso anche il personaggio è un po' cotto e mangiato, diciamo la verità. Guardiamo Tommaso Zorzi, insomma, fenomeno del Grande Fratello VIP. Opinionista all'Isola dei Famosi, doveva fare un programma, gli è già stato cancellato. Cioè, probabilmente la gavetta che l'hai fatto tu è stata Allora, più Tommaso grande. secondo me è bravissimo. Tommaso si sì, è bravo, molto bravo. Tommaso ha veramente un grandissimo talento. Io gli Esatto. auguro veramente di poterlo incanalare bene, questo talento, di trovare le giuste opportunità e quindi persone che Esatto. sappiano sostenerlo un talento del genere. Perché guardate che non è facile, è un ragazzo molto giovane, il rischio di chiaramente di. Sai, il nostro è un lavoro particolare, è un lavoro di squadra in realtà, perché io ti dico adesso, ovviamente ti parlo di quando facevo la TV vera e propria, la TV tradizionale, che oggi non esiste più, perché in pratica oggi qualunque cosa facciamo, no, è un po' finalizzata al marketing, alla vendita, comunque si veicolano dei messaggi promozionali. Diciamo che io questa cosa qua l'ho capita un po' di anni fa, quando in TV, l'hai detto tu poco fa, è arrivata la crisi, io me ne sono accorta. Perché non è che ci volesse molto a capirlo, nel senso che Certo, avevi assolutamente. trasmissioni fissa e d'improvviso il cachet ti veniva dimezzato, saltavano produzioni dall'oggi al domani. Me ne sono accorta perché tanti colleghi, a parte quello che facevo io, no? Sentivo il collega tal dei tali che doveva partire con quella trasmissione e poi la trasmissione non si faceva più. Il collega, la collega che aveva superato i casting era in callback e cadeva nel nulla. Oppure, non lo so, ero magari in make-up room e cominciavo a sentire truccatrici non pagate, quello che era. Cioè, Sì, c'era tutto un certo, mondo che si stava che si stava muovendo e sgretolando. sgretolando. Esatto, stava un po' venendo giù tutto. E allora io a quel punto, siccome chi fa il mio lavoro sa molto bene che si. Cioè, allora, adesso non è più così. Il motivo per cui non è più così, ora ve lo spiego, però allora era se lavori mangi, se non lavori non mangi, è tutto un alto e basso. Però io a un certo punto ho cominciato a vedere che c'era il rischio che i bassi fossero molto di più degli alti. E quindi ho detto, cosa posso fare? Qua rischio di rimanere col culo per terra, ha detto proprio. No, no, è E giusto. allora ho detto, niente, devo costruirmi qualcosa di mio, devo andare in una direzione in cui di una figura professionale di cui a un certo punto ci sia bisogno. E quindi lì ho pensato, se io unisco le mie competenze in comunicazione con il marketing e la vendita, probabilmente riesco a crearmi una nuova figura professionale, che poi è quello che ho fatto. Quindi diciamo che a me già allora, già da ragazza, scocciava l'idea che qualcuno dovesse rappresentarmi, quindi avere un manager. Oggi sono io il mio manager e la mia società detiene i miei Certo. diritti d'immagine ed è proprietaria dei miei brand, quindi del mio nome, perfino il mio nome, Yaya, è depositato ed è un brand di mia proprietà. Quindi io questa cosa ce l'avevo molto chiara fin da ragazza, cioè io volevo costruire qualcosa che rimanesse al di là di me. Ecco, questo Certo, più su te racchiude. stessa. Eh sì, perché alla fine sì, ok, d'accordo, faccio delle cose, so fare delle cose. Ho un aspetto che sicuramente mi aiuta, per quanto tempo? Ci sono cose più importanti, ognuno di noi dovrebbe riuscire a costruire delle cose che rimangano, che facciano la differenza nella vita delle persone. Quindi io a un certo punto ho cominciato a pensarci all'incirca verso i 28 anni più o meno, insomma, una cosa così. E basta, e quindi mi sono costruita una serie di strade E davanti. questa serie di strade, diciamo, per essere costruite, ti ha aiutata l'esperienza che tuttora mantieni in QVC? Nel senso, QVC, perché non è un canale di semplice televendite, noi lo
lo ripetiamo, l'abbiamo già detto inizio diretta, è proprio una concezione di uno shopping diversa, no? Diversa, certo. Dove si è fatto per primo ciò che oggi vogliono fare tutti. Esatto, brava. C'è poco da girarci intorno e per questo ti dico, io avevo capito che a un certo punto attraverso questi cosi, telefonini, allora c'era Facebook, bastava guardare quello che stava accadendo negli Stati Uniti e quello che accadeva in Oriente, ad un certo punto tutti avremmo venduto delle cose. Un influencer cosa fa? Un Bene, buon proprio questo. influencer dà dei consigli, quindi instaura un rapporto di fiducia con la propria fan base, con la propria community. Quelle persone si fidano. Ovviamente se tu, ed è il mio consiglio, vuoi essere un buon influencer, devi avere un approccio etico, quindi dire la verità, Ah, essere autentica, certo. essere coerente, raccontare ciò che davvero è nel tuo gusto, ti piace e vuoi realmente consigliare, però il tutto perché i brand ci pagano perché siamo in grado di veicolare un messaggio che è finalizzato a delle vendite. QVC l'ha fatto per primo. QVC l'ha fatto per primo, più di 30 anni fa negli Stati Uniti, attraverso delle persone comuni, perché i presenter sono sempre stati volti comuni, delle persone normali, che ti raccontano delle cose e tu puoi acquistare. In pratica era la versione 0.1 dell'influencer. Ah, ecco, vedi, e su QVC, tra l'altro, la cosa che differenzia QVC da altri canali sono i brand, secondo me, no? QVC ha dei grandi Dei grandi marchi, marchi. sia per noi pensiamo al food, magari, no? Sempre, Ah, però sì. pensiamo alle pulizie di casa, pensiamo alla bellezza, allo skincare, ci sono grandi nomi, Assurda. Sì, cosa che ed è altri. anche tantissimo lavoro, proprio tanto tanto lavoro, perché considera che si tratta di format in diretta, sempre in diretta, Certo. 7 ore al giorno, quindi è una macchina incredibile, veramente. Allora, Michele Cisco ieri mi ha detto: non posso essere presente alla diretta. Salutateci. Salutami, Iaia, perché la adoro e dille che sto ancora aspettando di fare musical con Anni musica anni 80. 80 e il fuso Fucsia. fucsia rosa. Noi abbiamo un sogno, noi abbiamo Ma questa un sogno. cosa vogliamo partecipare anche Noi noi. vogliamo fare Jane Fonda, abbiamo questo sogno di riportare l'aerobica in TV come negli anni 80 in No, Broadway. grandi. Sì, e prima o poi ce la faremo. Vabbè, Michele è una persona adorabile, è un mio collega che amo, adoro, è fantastico, è proprio un bravo ragazzo, molto talentuoso, ma soprattutto è una bravissima persona, quindi L'abbiamo conosciuto perché l'abbiamo intervistato un mesetto fa sì. circa e ogni tanto ci sentiamo, siamo diventati, diciamo, amici a distanza ed è veramente simpatico È e fortissimo, Michi, è fortissimo. Si vede, si vede. Bene. Ascolta, quindi in pratica QVC Si arriva veicola piano piano poi al al progetto da cui progetto. parte tutto, principalmente della bellezza intelligente, giusto, Iaia? Ci puoi raccontare? Guarda, allora, in realtà io non ho mai smesso di utilizzare i social. Non c'era assolutamente una finalità, cioè io non avevo idea di che cosa poi ne avrei fatto di tutta questa roba qui. Sapevo che qualcosa sarebbe accaduto, ma non sapevo cosa. Tutto il mio mondo social è nato perché io volevo condividere di più di quello che era possibile condividere durante le dirette, Quindi si è ovviamente. evoluto con te proprio. Sì, io ho cominciato a raccontare della mia vita, dei miei gusti, per esempio. Per quanto riguarda la moda, ho cominciato a parlare di argomenti che veramente 10 anni fa in Italia non si sentivano nominare. Chi mi segue su QVC sa che io parlavo di armocromia nel 2012, ok? Oggi è un argomento molto molto conosciuto, ma sono veramente tanti tanti anni che io parlo di body shape, forme del corpo, sono tutte queste cose che io volevo condividere, non potevo, insomma, metterle nelle ore di diretta, tutte nelle ore di diretta, era impossibile. Certo. E quindi ho cominciato ad utilizzare altri strumenti, quindi Facebook e Instagram. A un certo punto mi sono accorta che la risposta era enorme e soprattutto che le domande che arrivavano erano sempre le stesse. Cioè le donne mi dicevano io vorrei essere come te. Oppure mi facevano complimenti riguardo al mio aspetto, vorrei avere la tua pelle, vorrei avere il tuo corpo. Vorrei.
E io mi rendevo conto che non erano consapevoli esattamente di quanto lavoro c'è dietro tutta questa roba che si vede. Perché ovviamente le donne di spettacolo hanno tutta una serie di aiuti, di strumenti, il make-up, il colore dei capelli, la valorizzazione attraverso il colore, la moda, gli styling, i trattamenti. E quindi a un certo punto ho cominciato a chiedermi cosa accadrebbe se io condividessi questi segreti con le persone che mi seguono. E dall'altra parte ho cominciato a chiedermi, ma le persone mi dicono questo veramente perché ho il naso con questa forma, ho gli occhi con questa forma, o forse c'è qualcosa di più? In realtà, che cos'è la bellezza? Per me la bellezza è un mix di caratteristiche che in realtà arrivano dall'interno di ognuno di noi. All'interno. Sono la grazia, l'eleganza, il carisma, l'entusiasmo, la gioia. E quindi ho cominciato a pensare, esisterà un approccio intelligente alla bellezza? Cioè possiamo staccarla dal concetto di vanità, di superficialità e attaccarla invece al concetto di intelligenza? E così un giorno ero sul mio divano in Porta Romana, nel mio vecchio appartamento, e mi è venuto in mente bellezza intelligente. E siccome sono abbastanza furba, sono subito andata a vedere se esisteva il dominio. Non Te esisteva e l'ho ne hai acquistato. fatto tuo. Sia il brand che il dominio. Bellezza intelligente e anche Smart Beauty Club, che sono sempre brand. Quindi diciamo, le persone su questo sito possono trovare anche una consulenza d'immagine, giusto? L'altra sera ho guardato Noi velocemente, c'è forniamo un tutta una team serie di persone insieme a te di strumenti. Sì. che possono fornire appunto un aiuto Un per accrescere supporto. l'autostima delle persone, delle donne. Ma poi diciamo delle donne, degli uomini, tu parli principalmente alle donne, No, però sono d'accordo con te. Allora, cioè alla fine noi. siamo tutti uguali, nel Sì, senso. ma infatti bellezza intelligente sicuramente a breve diventerà genderless. Vi do questa E noi ci notizia. saremo. Vi do questa notizia in anteprima, sicuramente perché è nata come community femminile, ma in realtà sono argomenti che interessano e riguardano Ormai tutte. tu sei Community avanti, Aia. di empowerment, è una community di empowerment dove chiaramente ci sono tanti, anche tanti ragazzi che partecipano. Noi forniamo strumenti di valorizzazione di sé a partire dalla conoscenza di sé, quindi alla consapevolezza, ecco perché le consulenze di immagine, le consulenze di alimentazione, di allenamento, ci sono veramente tantissimi strumenti all'interno ed è una delle cose che facciamo, perché in realtà abbiamo anche gli eventi dal vivo, abbiamo i retreat, quindi queste settimane in cui ce ne andiamo in un posto e stiamo lì insieme e facciamo delle cose, delle attività, impariamo a valorizzarci, a volerci più bene, a prenderci cura di noi, soprattutto impariamo ad evolvere, io dico a fare l'upgrade, cioè dico vuoi andare a vedere che cos'ha di bello in questa vita in serbo per te? E allora per prima cosa devi lavorare su te stessa, devi capire veramente cosa c'è di straordinario in te da tirare fuori. E ho visto in questi anni accadere delle trasformazioni impressionanti. Ho delle storie nella mia community di donne che hanno fatto trasformazioni fisiche e di vita impressionanti. Io mi sento la madrina e sono Beh, molto. se, chissà, sei orgogliosa di questo, sicuramente moltissimo. Con tutto questo bagaglio di esperienze che tu hai, Aia, e dato che noi ti seguiamo, ma tanti che ti seguono lo sanno, tu scrivi anche benissimo. Hai per caso un sogno nel cassetto? Pensi un domani di poter raccogliere queste tue. Guarda, in realtà me lo chiedono tipo tutti i mesi, cioè Ah, tutti i vedi? mesi qualcuno Allora, mi. vedi. Però io sono molto esigente, sono estremamente pignola. Ignora. Sì, ho diciamo le persone del mio team che molto spesso mi dicono sbagli, poi alla fine invece si fidano sempre di me. Io dico che tutto deve accadere a suo tempo. In questo momento veramente non voglio dire. Un libro lo scrivono tutti perché sembra denigratorio, non intendo dire quello, cioè non intendo, tutti possiamo scriverlo, è giusto che chiunque metta per. Io non vorrei però peccare di banalità perché so che la mia community, le persone che mi seguono, ripongono in me tanta fiducia e io, come sempre, voglio perlomeno provare a stupirle. A Ok. lasciarle a bocca aperta, come ho fatto con Yaya Bag, che effettivamente. Adesso ci Di cui racconti parleremo, eh. il della Yaya Quindi, Brand. non lo escludo, sicuramente non nel prossimo anno.
Il motivo è che abbiamo tanti di quei progetti enormi e io sono una, e per il momento, diciamo la mia, dico per il momento perché io dico sempre alla mia assistente, io ho un'assistente molto giovane, e dico un giorno io sarò come Futurama, avete presente? Cioè sarò una presenza che aleggerà e ci sarà questa factory di IAE più giovani e magari anche molto più in gamba di me e io sarò la loro madrina. Quindi un giorno io voglio diventare questo, cioè un giorno sarò lì, aleggerò, ma non mi vedrete magari più così in prima linea, però per il momento è ancora necessario e quindi un libro quando avrò l'opportunità di dedicarmici totalmente. A proposito, Iaia, prima di parlare del tuo brand, BE Academy, cosa ci dice? Bellezza Intelligente Academy è uno dei miei progetti più ambiziosi. Tra l'altro, ieri è partita la lista d'attesa e avevo 400 persone collegate ieri sera in un workshop che si alternavano perché in realtà sono 800 Abbiamo iscritte. visto, dalle tue storie l'abbiamo Un numero visto. esorbitante. È un'accademia di crescita personale e business al femminile. Sono 20 allieve, io le seguo in questo loro percorso di evoluzione. Quindi partiamo dalla parte, diciamo, dalla crescita personale, quindi tutta la parte di immagine, passando per la parte di autopotenziamento, la comunicazione, fino ad arrivare al marketing, alla creazione del progetto e al lancio del proprio progetto personale, se sono imprenditrici o libere professioniste, oppure lavoriamo naturalmente anche con le dipendenti o con, insomma, chiunque lavori, abbia un contratto di lavoro, diciamo, da dipendente, perché comunque, le dinamiche cambiano, ma quello che ci deve essere di fondo, quindi la propria sicurezza personale, sapersi presentare, proporre delle idee, è uguale in pratica. Quindi, insomma, sono molto orgogliosa, sono molto brave, lavorano duramente. Ogni tanto le metto un po' in difficoltà, però vedo che c'era Debbie che commentava. Ogni tanto piangono, si Stai commuovono. creando dei mostri, scrivono. Sì, c'era anche Debbie prima che diceva: ha fatto nascere più donne, Che hai fatto nascere più un'ostetrica, donne con sì. un'ostetrica. Bella. Ecco, la Debbie, per esempio, lei è favolosa, è una donna che con noi ha fatto un'evoluzione che ogni volta che la guardo mi vengono i lacrimoni perché è splendida. Vedere sbocciare una donna per me è una soddisfazione enorme. Vedere sbocciare gli esseri umani in generale, quello che dico, Certo. io mi rivolgo al femminile, infatti quando parlo al femminile, gli uomini che mi seguono, i ragazzi che mi seguono, che sono tanti, mi sgridano sempre e io dico, perdonatemi, ma è semplicemente perché negli ultimi anni ho avuto a che fare con un'immensa community femminile, quindi sono più portata a parlare al femminile, però in realtà riguarda anche gli uomini, naturalmente, questo discorso. Assolutamente sì. Ascolta, Yaya, la Yaya Bag invece, raccontaci un po' di come è nata questa cosa. Che cos'è? Come è nata? Come ti è venuta l'idea? Perché è una. Perché c'è un aneddoto legato a come è nata, se siamo ben informati, Aglia. È un aneddoto perché è nata nel periodo più brutto della mia vita, cioè era proprio una fase terribile. Io ero molto triste, stavo veramente molto male ed era una giornata bruttissima. Io ho un cane e un gatto, per fortuna, che in questo momento sono qui vicino a me. E Giorgio, il mio cane, perché biondo ancora non c'era, era ed è l'amore della mia vita. Se Abbiamo avete degli animali, sapete che non si può essere. due gatti di là che stanno reclamando. Non puoi essere più di tanto triste, perché a un certo punto lui verrà a reclamare la tua attenzione. Cioè, lui Certo. non ha. Giorgio è la felicità, lui è sempre felice, qualunque cosa succeda, fuori piove, non piove, fa caldo, non fa caldo, si è fatto male, non ha mangiato, cioè lui è un'esplosione di gioia. E quindi anche in quella fase, per quanto io sono sicura che lui capisse quello che stavo pa passando, lui lo sapeva e io ne sono certa da tante cose che ha cominciato a fare in quel momento e prima non faceva, tipo dormire nel letto con me. Tipo fare determinate cose, arrivare da me in determinati momenti, non staccarsi da me, quindi io so che lui capiva, però ovviamente la mattina veniva a reclamare attenzione,
essere portato a spasso, quindi io insomma ero molto triste. Quel giorno dovevo andare a lavorare in QVC, quindi avevo una borsa molto capiente con dentro dei documenti a tracolla, e poi avevo, siccome la sera dovevo andare ospite ad un evento di una mia amica, avevo una tracolla piccola e Giorgio al guinzaglio e l'ombrello perché pioveva. Esco di casa, mi viene in mente che non ho prelevato. Quindi vado allo sportello del bancomat per prelevare. Mentre sono lì che faccio per prelevare, la tracolla della borsa piccola si sgancia. Io faccio per prenderla, e mentre faccio per prenderla, la borsa grande si ribalta e mi cadono tutti i documenti dentro la pozzaccia, l'acqua. Mamma In mia. più, la situazione era che lui mi tirava il guinzaglio, ovviamente, le persone cercavano di aiutarmi a tirare su le cose, insomma, un disastro. Torno a casa e dico: ma è possibile che nessuno abbia immaginato una borsa sola che mi consenta di portarmi dietro tutto e di non dover usare due, tre, quattro borse? E ci ho continuato a pensare tutto il giorno, ci ho continuato a pensare, sarebbe bella però una borsa che si trasforma, che tipo posso staccare dei pezzi, però. E la sera sono tornata a casa, ho ordinato una pizza e Yaya Bag è nata sul cartone di quella Cartone pizza. di pizza, vero? Io l'ho disegnata sul cartone della pizza, ho ancora il bozzetto originale, il primo bozzetto di Yaya Bag, e poi da lì ho fatto una cosa che allora io vorrei dire nessuno dovrebbe mai fare, ma poi non è vero, non è vero, perché la vita è piena di opportunità incredibili. Io senza nessuna esperienza, io non avevo idea di come si facesse una borsa, di quali fossero le dinamiche, e si è visto molto bene che non avevo idea, perché nel mio primo anno da imprenditrice è successo di tutto, ed ecco lì che arriva il momento in cui mio padre non mi ha parlato per 3 mesi. Mio padre non mi ha parlato per 3 mesi quando io ho lasciato il posto fisso e ho detto: papà, i miei sogni dentro lì non ci stanno, non riesco a farceli stare. Io devo aprire una società per poter fare tutte queste cose che voglio fare, quindi gli eventi, la linea di borse. E ovviamente mio padre non l'ha presa benissimo, perché per lui era inconcepibile questa cosa. Però per dirti che in quell'anno è successo di tutto, ma fatto sta che Yaya Bag ad oggi è Pazzesca. una roba allucinante. Yaya Bag va contro ogni regola di marketing e ogni proiezione di vendita. È un fenomeno. Io sono una donna di marketing e di vendita, un po' ne capisco, avendo più di 5.000 ore di live sulle spalle. È una roba fuori da ogni ragionevolezza ed è un progetto molto bello, che per me è qualcosa di straordinario, oltre ad essere un progetto di vero lusso made in Italy, perché utilizziamo delle materie prime di livello altissimo. Ho un team oggi che lavora al progetto Yaya Bag con grande passione, quindi insomma sicuramente è uno dei miei progetti più grossi, ecco, Poi che avevo sentito in una tua live o in una tua storia, adesso mi ricordo, il controllo qualità delle Yaya Bag prima di molto essere spedite, che è una roba impegnativo. allucinante, cioè ci vuole Yaya mettere sul Bag piatto. richiede 45 giorni lavorativi per la sola produzione, più controllo qualità. Per esempio, adesso siamo in consegna e io potrei, lo dico così, magari mi sentono anche le ragazze, io potrei far partire immediatamente le borse per Pescara. Noi abbiamo la logistica, ma io mi metto sempre in mezzo, arrivo io, sono il terrore, cioè dico: aspettiamo 3 giorni, che le controlliamo una per una Per tutte bene, quante le guarda. cucine, cioè, e tutte le persone che lavorano con me sanno che noi ragioniamo così, e per fortuna ho delle clienti che capiscono questa cosa, perché ti mandiamo a casa un prodotto che è l'esplosione del lusso vero, e ci teniamo tanto che sia eccezionale. Quindi dal pack alla scatola, al profumo che fa, alla metalleria placcata oro 18 carati, siamo uno dei pochi brand al mondo che fanno questa cosa. Quindi insomma, È sì, ci tengo lusso, tanto. diciamo che è Lusso lusso, è vero. una borsa di lusso Sì, di che si lusso può vero. usare tutti i giorni, in ogni occasione, ma Si di può lusso. usare tutti i giorni perché è una borsa molto pratica, e soprattutto perché le materie prime di lusso sono quelle che poi ovviamente hanno una resa migliore, durano tempo e sono in realtà borse che ti porti dietro per tutta la vita.
E poi sono belle, vabbè, sono le mie Sono fighe. belle, è Sono vero, lo diciamo anche stupende. noi, sono stupende, non ci hai pagato, No. però sono Sono veramente belle. belle. Io sinceramente non la conoscevo bene, mi sono informato in questi giorni, chiaramente, e ho detto, caspita, che bella, quando l'ho vista sul sito ho detto, poi indosso a te, diciamo, Gaia Ungaretti. È molto particolare. Il modello di business di Yaya Bag è molto esclusivo, è molto nuovo, innovativo. Noi vendiamo solo attraverso delle flash sales di pochi giorni, ogni 60 giorni all'incirca, con queste live che poi trovi sul sito della sezione live, quindi tu puoi andarti a vedere video. Cioè, insomma, è particolare come progetto, sicuramente c'è il mio zampino, però è per dire che insomma, non bisogna fermarsi di fronte a chi ti dice si è sempre fatto così. Lo dico per voi e lo dico per chi ha meno esperienza di me, magari delle ragazze, giovani che ci stanno sentendo. Non vi fermate, perché se io avessi ascoltato chi mi diceva 2 anni fa, quando ho cominciato a parlare dell'idea di Ayabaga, non puoi farlo perché si è sempre fatto così, e cioè si fanno le campagne vendita, i rappresentanti vanno nei negozi, vendono le borse. Se avessi ascoltato, non avrei mai cominciato. Io invece dicevo, ragazzi, cioè, voi non potete continuare a riempire i magazzini di merce che non viene venduta e rimane lì e inquina e nessuno la compra prima ancora di sapere se il prodotto venderà. Cioè, le Venderà, persone mi certo. dicevano. Facciamo delle proiezioni, mandiamo i venditori, ma che proiezioni vuoi fare? La prima cosa che devi fare per capire se un modello di business sta in piedi è capire se il prodotto vende. E come Certo. fai? Come fai a saperlo prima? Non Prima puoi. non lo puoi Quindi io non mi sapere. sono fermata, ma credetemi che Yaya Bag è stato un progetto impossibile, impossibile perché il completo made in Italy, tutte le componenti fatte in Italia è difficilissimo da ottenere. Perché normalmente si producono delle parti all'estero in grandissimi quantitativi che si assemblano in magazzini e poi si Certo. finiscono in Italia. Cioè, quindi insomma, io ho la testa dura, durissima, e alla fine avevo ragione perché Yaya Bag in pieno 2020, quindi pandemia, piena La pandemia, ha situazione. quintuplicato il fatturato in 1 anno e mezzo. Quindi diciamo che siamo molto contenti. Ecco, Allora, quindi come direbbe Loretta Goggi, chapeau! Chapeau! sì, no, insomma, è un po' il discorso che facevo prima, quando credi tanto in una cosa non devi fermarti e devi continuare a Assolutamente. crederci. E ascolta, che cos'è che ti manca oggi nella vita tua lavorativa e privata? È una domanda magari un po' Marzullia. marzulliana. Ma sai che non mi manca proprio niente. Non Bene, sono bene. mai. Cioè, veramente. Allora, intanto, innanzitutto, sono una persona che fa fatica a vedere il bicchiere mezzo vuoto. Io Povera. generalmente di ogni situazione che vivo vedo sicuramente i lati positivi. Ci sono state delle fasi della mia vita in cui stavo talmente male che pur avendo apparentemente una vita perfetta, quando andavo a dormire stavo così male che non riuscivo a dormire, ero tormentata, ero in pieno tormento perché non ero allineata con i miei valori portanti, perché ognuno di noi dentro di sé ha dei valori e quei valori non puoi venire meno a quei valori lì, non Ah no, puoi di smetterli. pensare, siccome le altre persone si aspettano da me questa cosa, è giusto e me la devo fare andare bene, perché se non va bene, cioè devi fare in modo di concluderla quella cosa e guardare avanti, perché ognuno di noi merita di stare bene. Allora ti dico una cosa che mi fa venire la pelle d'oca. Io ogni sera, quando vado a dormire e sono serena, magari è successo di tutto nel corso della giornata. L'altro giorno al corso le mie ragazze dicevo: stamattina mi sono svegliata ed erano solo riunioni con gli avvocati. E c'è quel brand ha plagiato Yaya Bag. Bisogna scrivere di là perché usano il tuo. Cioè, erano solo grane. Però io la sera vado a letto serena. Io la sera vado a letto e sono in pace perché so che ho trovato il centro, so che cosa sono qui a fare. Qual è la mia missione? E sto bene perché cerco ogni giorno di fare il meglio possibile, di essere il migliore essere umano possibile. Poi ovviamente anche io ho tantissime
cosa Vabbè, che siamo mi umani, no? Ma terribili, anche tu, Iaia, e giustamente. sono insopportabile, ve lo giuro, cioè che anche io spesso sono insopportabile, però per me quella è la ricchezza più grande, andare a letto con il sorriso, svegliarsi la mattina e non vedere l'ora di saltare giù dal letto. Quindi ti dico cosa mi manca degli altri animali, una casa piena di animali e forse ti dico un po' più di tempo libero. Il mare. Anzi, dimmi. Il mare. Il mare tantissimo, la mia famiglia vicina, ecco, questa è una cosa che devo dire ogni tanto mi pesa. I sei momenti in cui dici, ma non sei mai invidiosa di qualcuno? Generalmente no, ma quando vedo le mie amiche che mi dicono domenica vado a pranzo da mia mamma, oppure le mie amiche che hanno bambini che mi dicono ah, a scuola me li va a prendere mia mamma, o è venuto mio papà, Sì, ecco, lì rosico di brutto. Rosy, Rosy ti va bene. Lì rosico di brutto perché il mio sogno è prendere i miei genitori e portarmeli qua, perché ovviamente io non potrei lavorare da Venezia, Certo. potrei fare quello che faccio dalla Liguria. Io so che non ci riuscirò mai perché mio padre non lo schioderò mai dalla sua campagna e dal suo mare. Mio fratello tantomeno perché mio fratello è istruttore di nuoto, quindi il mare non glielo puoi toccare. E quindi niente, li vedo poco, però cerco di godermeli quando riesco a vederli e di godermi ovviamente anche il mare e le mie zone che sono sempre stupende. È stato complicato durante la pandemia, quindi vederli, non li hai visti i tuoi È parenti. stato tragico, è stato tragico anche perché io ero allora quando è scoppiato il Covid, io ero a Rimini per un corso di formazione e quindi purtroppo o per fortuna, mettiamola un po' come, insomma, vedete, come meglio credete, avevo portato il mio gatto e il mio cane da mia mamma, perché sapevo che stavo via una settimana. Io quando devo stare via parecchio, Giorgio per qualche giorno sta tranquillamente dalla dog sitter, ma Biondo, che è un gatto, non lo lascio solo a casa per troppi giorni, anche se ci sono ovviamente le persone che mi aiutano, che possono venirlo a controllare. E quindi li avevo portati da mia mamma. In pratica, mentre ero al corso di formazione, accade quello che sappiamo, e quindi io sono rientrata a Milano ed era cioè era Walking Dead. La città era una cosa che solo chi l'ha vista in quei giorni può capire. Cioè, c'erano le balle di fieno in strada, c'era il deserto. Sì. Guarda, a me è capitato durante il lockdown di uscire di casa per una visita medica e tu sai, Imperia è una cittadina piccola, insomma, però c'è sempre molto traffico perché è abbastanza congestionata. Oltre a non esserci nulla, cioè nessuna macchina in giro, nessuna persona, mi ha impressionato, tra virgolette, passare in macchina e vedere gli animali in Piazza Dante, che è la piazza principale di Imperia, in piazza fermi, le tortore, i gabbiani, perché non si muoveva una foglia. Avevano il Beh, rispetto. guarda, ti dico io. È stato veramente pauroso e ho fatto un giro lungo poi in macchina per tornare a casa perché volevo vedere un attimo la situazione e non ho incontrato il volto di una persona, una macchina, uno scooter. Infatti sono tornato a casa e gli ho detto, è una cosa spaventosa, non me lo Io aspettavo. vivevo nella mia precedente casa in Porta Romana su Piazza Medaglie d'Oro. Chi è di Milano sa che Piazza Medaglie d'Oro è uno degli snodi principali, più trafficati di Milano, Sì. che porta alle tangenziali e praticamente a tutte le zone di Milano. Durante il lockdown era una cosa da brividi, da brividi. Cioè, vederla vuota così, con l'arco di Porta Romana in mezzo, era una cosa surreale. In più Impressionante. io non avevo i miei animali con me, perché i miei animali erano rimasti da mia mamma. Quindi sono stati là dai primi di febbraio fino a giugno, perché io poi sono riscesa dai miei genitori Certo, all'ottavo quando l'hanno marzo, la prima sbloccato a giugno settimana di dell'anno giugno. scorso. Quindi Quindi è non li ho stato ancora visti più per 5 mesi. complicato stare distante da loro. Sì, se, allora è complicato di base, nel senso che quando sono stata male, insomma, quando per ogni, cioè, soprattutto per un genitore, comunque avere un figlio a 300 km di distanza non è facile. Immaginati in una situazione del genere dove veramente, e guarda, ti dico, io ho chiamato oggi una farmacia per fare un tampone rapido ed è comunque difficoltoso anche oggi. Io ho il vaccino il 4 di luglio.
luglio. È comunque difficoltoso, perché non immaginare che possiamo in Lombardia andare a fare il tampone rapido e te lo fanno domani. No, 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 È certo. così perché c'è ancora tantissima richiesta di questi controlli, ci sono tantissime persone, quindi insomma. Ma in quel momento lì era proprio improponibile, cioè tu non trovavi, cioè non sapevi cosa fare, a chi rivolgerti, se ti veniva non rispondeva nessuno al telefono, c'erano i numeri di emergenza. Quindi eravamo tutti in una situazione in cui dicevamo, boh, Boh, certo, incertezza totale. incertezza totale, ci guardavamo intorno, cioè poi ci guardavamo anche lì, perché poi c'è, cioè, chiaramente tutto chiuso, tutti chiusi in casa e ovviamente, insomma, notizie che arrivavano ogni 2 per 3 per niente rassicuranti, chiaramente. E Quindi adesso speriamo, insomma, che si stia uscendo veramente, alziamo le mani. speriamo veramente, io ho il vaccino il 4 di luglio, quindi speriamo davvero che sia l'inizio di una rinascita per tutti noi e che si possa presto tornare alla nostra vita di prima, ad abbracciarci, a vederci, ad incontrarci. Anche perché le mie ragazze vogliono tornare a fare gli eventi dal vivo di Beh, bellezza. è chiaro, Assolutamente, assolutamente. Cosa Iaia. fanno? Non è Sono possibile. Yaya. Hanno Yaya a disposizione e non la vedono dal vivo? Scusami, venite anche voi però la Beh, prossima volta. certo, basta che Ci c'è le tengo, eh. coordinate, veniamo. Bene, mi raccomando. Anzi, noi vorremmo venire una volta ospiti a QVC per vedere dietro le quinte, ci interesserebbe da morire. Ah, vabbè, ma insomma, diciamolo a Michele, ci mettiamo d'accordo, ci mettiamo le tutine colorate e facciamo l'aerobica. Per me va benissimo. Sperando la realizzazione di un sogno. La realizzazione di un sogno, possibilmente con una KitchenAid che impasta qualcosa, tanto per rimanere in tema nostro. Vabbè, la KitchenAid è insomma il must have, ci vuole. Passiamo per ognuno di noi. Ascolta, cosa mangi stasera? Cosa ti Iaia, prepari? cosa ti prepari? Stasera penso frittata di zucchine e Ah, che insalata. buona! Quindi, buona e sana. buona e sana. Eh sì, è sana, sì, perché insomma io ci sto abbastanza attenta all'alimentazione, anche perché allora a me piace moltissimo mangiare cose buone. Io credo che veramente il cibo sia una delle fonti di piacere che non dovrebbero mai mancare, soprattutto nella convivialità. Non c'è niente che mi renda più felice di dividere un buon pasto con i miei amici, bere un buon bicchiere di vino e festeggiare così. Sono una da condivisione io. Se mi succede una cosa bella, non riesco a godermela da sola, devo condividerla con qualcuno, devo invitare amici, far, brindiamo, offro io. Unisce davvero questo, E assolutamente. quindi, insomma, mangiare secondo me è una cosa bellissima. Detto ciò, ovviamente, nella quotidianità devo mangiare cibi salutari, insomma, Assolutamente, assolutamente. soprattutto per mantenere un certo livello di energia, quello sapete meglio di me, insomma, e in questo l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Fondamentale. Fondamentale, certo, Sì, infatti. però devo dire che è possibile cucinare delle cose buone e gustose anche con alimenti salutari. Alimenti Anzi, salutari, è è a volte è l'obiettivo. più semplice cucinare delle cose buone e salutari piuttosto che robe magari visivamente più belle, più famose, ma meno salutari. A volte io dico sempre che con i broccoli si risolve sempre un pasto. Il broccolo, devo dire, anche a Il me piace broccolo molto. per me ha un posto nel mio cuore. Ci fai un sacco di cose poi con i Ma broccoli. sì, lo È metti con un po' vero. di pasta, lo fai saltare con l'aglio, peperoncino in padella, Con le uova con le strapazzate. uova strapazzate, guarda, il broccolo Buoni. fa benissimo, quindi siamo dei Vabbè, quando pro. mi invitate a pranzo, quindi? Quindi Prestissimo, quando appena. scendi tu qui, noi saremo ben contenti di invitarti. Vengo presto, vengo presto. Il perché non ve lo posso dire, però magari poi ve lo spoilerò. Va Però un bene. pochino, cioè, io vi ho detto che tra un mese qualcosa fa compio. E quindi E possiamo quindi arrivarci. E quindi ci si può devo arrivare. venire perché devo guardarmi intorno di E più. voilà. Ecco qui già.
Sembri, sai, come i gatti quando fanno così con le zampe e Esatto, passano. ce l'ho qua il mio micio che stamattina ha fatto il vaccino. Ha fatto il vaccino il mio micio, il mio secondo micio l'ha fatto la settimana scorsa invece il vaccino. Ed è rosso come il tuo e si chiama Icky. Amore, è stato molto bravo. Non me lo aspettavo, invece sono stato molto bravo, vero? Perché lui è molto selvatico, quindi. Starà rivendicando la tua attenzione, Iaia, ha detto basta. Ecco. Non volete vedere? È troppo bello. Assolutamente sì. Certo. Io non te li faccio vedere perché se apro in questo momento Salta una bella tutto. ci salta un selfie stick. Ciao, bello. Ciao, che Eccomi! bello. Stavo un po' Ma è dormendo. bellissimo. È Che vero? tenero che Siamo belli? Sì, lui è regale, proprio un principe. Lui Eppure è sembra proprio. tanto calmo, dici selvatico. Allora, con me è un È angelo, però innamorato di beh, te, con gli altri è quindi. cattivissimo. No, ma non è cattivo, poveri. Cioè, lui è proprio selvatico. Lui era un trovatello cresciuto in un bosco. L'ho preso lì quando aveva 3 mesi più o meno. Quindi con me un angelo si fa prendere, si fa fare qualunque cosa. Col veterinario un po' meno, diciamo. Anche no. Bellissimo comunque, complimenti. Adesso Baci sta mamma. ovviamente, siccome io sono mamma di due, cosa succede? Che appena prendo uno e l'altro mi sente fare amore di mamma, No. bello, ovviamente arriva l'altro, quindi non possiamo mica lasciarlo Esattamente, vogliamo vedere anche l'altro. Ale, Wow, eccola, bellissimo. lui è Che Giorgio. ciao. Sono molto geloso di mio fratello, vero? Anche Molto. lui è inseparabile. Noi abbiamo visto tante tue live, è sempre vicino a te. Ti Lui è la segue. mia ombra, È vero? è la mia ombra. Lui lo amo, è la mia ombra, lui capisce tutto, vero amore? Lui capisce tutto, è Senti, mio. Iaia, dici una cosa. Noi volevamo concludere questa intervista dicendo: facciamoci dare da Iaia un consiglio per due food blogger in erba. Dacci un consiglio, Anzi, ci se... iscriveremo ai tuoi corsi perché ne abbiamo molto Allora, bisogno, ma veramente. volete un consiglio un po' più poetico o un consiglio pratico? Tutte e Allora, due. un consiglio un po' più poetico, ma so che non c'è bisogno di dirvelo perché vi vedo, è siate sempre autentici, veri e non... e occhio a non fare errori perché la community non ve lo perdonerà. Ah, Quindi se no. dite una cosa, quella deve essere e ve la dovete portare fino alla fine dei vostri giorni, a meno che ovviamente esiste la possibilità di cambiare idea, si spiega il perché si è Certo. cambiata idea, ma il rapporto con la community deve essere vero, deve essere vero perché ovviamente insomma occorre ricordare che è grazie alle persone che ci seguono e ci danno fiducia che ovviamente riusciamo a realizzare i nostri sogni, no? Cioè io non avrei mai potuto fare gli Yaya Bag, io ho fatto... Cioè, di Yaya Bag non vi ho detto che in realtà quei primi campioni che io ho fatto con i pochi soldi che avevo investiti, io li ho portati in un evento dove c'erano le mie ragazze, gliel'ho fatta vedere e loro insieme a me hanno deciso tutto, perfino quanto sarebbe dovuta costare. Se io non avessi avuto quella community, ovviamente sarebbe stato molto più difficile cominciare. Ma il motivo per cui Yaya Bag vendeva e vende e vendeva fin dall'inizio quei quantitativi lì era che in realtà la mia community non era nata per vendermi qualcosa. La mia community era nata, io gli avevo sempre detto la verità, quindi loro sapevano che a me piacciono le borse belle, le borse di lusso, hanno sempre visto le mie borse e quindi è chiaro che probabilmente quando ho lanciato una linea di borse si sono fidate perché sapevano quello che avevo sempre predicato per anni, no? Quindi se una predica tutta quella roba, Certo. fare una borsa scadente, no? Perché perde la faccia, quindi Certo. ecco. Quindi sicuramente l'autenticità. Per quanto riguarda invece un consiglio pratico, amiamo moltissimo Instagram, vogliamo tanto bene a Facebook, però il mio consiglio è di portarvi le persone fuori dai social network il più possibile. Quindi cercate di arrivare da loro in molti modi diretti, che non debbano rispondere alle regole come gli algoritmi di Instagram, gli Ah, algoritmi di certo. Facebook, ma in altri modi.
ad esempio attraverso una newsletter, attraverso degli ebook che potete in qualche modo distribuire, Assolutamente. attraverso dei contenuti che gli arrivino direttamente sul telefonino, attraverso dei gruppi Telegram, insomma, ci sono molti E modi. noi su Telegram abbiamo già il gruppo sfornati, Perfetto. con qualche iscritto, non tantissimi a dire il vero, Ah, quello sai, però quando... si parte di lì. È Anzi, diciamo a vero. tutti di cercarci su Telegram. Come scusa? Ci siamo persi? No, dicevo Ah, ok. che non dobbiamo aspettare, cioè nel senso è un lavoro lungo, quindi è normale all'inizio vedere i numeri che crescono poco per volta. Io faccio sempre l'esempio del terremoto, no? Tu vedi, a un certo punto senti il terremoto ed è incredibile, sbatte tutto, fa un sacco di rumore, è eclatante, potrebbe essere Yaya Bag, ma tu non sai che in realtà per anni sotto ci sono stati delle Quante scosse. piccolissime scosse che nessuno vedeva. In realtà il business è esattamente questo, tu ogni giorno ti svegli e fai un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino e per tanto tempo Esatto. sembra che non stia accadendo niente e poi a un certo punto, vumba! È Quindi... spettacolare questa similitudine, Iaia. Guarda, Spettacolo. adesso non c'è tempo, poi ti racconteremo della nascita di Sfornati magari un'altra volta perché è legato al lockdown, è legato un po' a voler fare community, a tante cose, a problemi personali anche. Diciamo che Sfornati ci ha un po' salvato, a me ha un po' salvato la vita. E quando ti dico mi ha salvato la vita, intendo proprio quello. No, Non no, che mi come? io ti credo, voglia. Perché ci sarebbe tutto un universo di cose da dire che adesso non c'è tempo di dire, ma volentieri in un'altra diretta magari le diciamo. Molto volentieri. Finale Sfornati è stata una scoperta perché si è Assolutamente. scoperto amante del cibo non solo da consumatore, ma da produttore, diciamo. Incredibile, ma vero. E lui cucina benissimo, si è scoperto un grandissimo cuoco, diciamo le Ma cose. il lockdown ci ha dato delle soddisfazioni in questo senso, perché voi non Assolutamente. sapete che io qua ho un produttore di carbonara di altissimo livello. Ma va? Wow. Sì, che adesso non so dov'è, però è da qualche Vabbè, comunque parte. E c'è. in realtà, perché è diventato così abile a fare la carbonara pur non avendo mai toccato un fornello fino a un anno fa, realmente? Perché in pratica noi siamo andati a fare il corso di formazione insieme a Rimini, lui sarebbe dovuto tornare a Roma. Quando siamo rientrati a Milano, lockdown pieno e quindi lui è rimasto a Milano. A Milano, in lockdown, senza possibilità di approvvigionare, infatti l'ho anche raccontato, in realtà non si poteva fare la spesa, quindi avevo un'amica che mi portava le uova là, insomma, quindi ci siamo arrangiati. E lui ha imparato a fare la carbonara e fa una carbonara, ragazzi, che è una roba mondiale. Strepitosa. E allora Mondiale. un giorno bisognerà La salutiamo anche se fare non una vogliamo live di carbonara o di salutare. carbonara. Vuoi fare la carbonara? Ciao. Carbonara eccellente, ragazzi. E ci crediamo, Quando perché ci se lo sarà. dici tu ci E non è crediamo. neanche facile la La carbonara, carbonara eh si no, 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 infatti vi inviteremo e così verrete ad assaggiarla. Volentieri. Prima però vengo io da voi, che devo Assolutamente, volentieri. andare a fare. Anzi, quando scendi ci incontriamo sicuramente perché ci conosceremo anche meglio. Va È bene. stato un piacere, un onore Esatto, veramente veramente. conoscerti e vorremmo dire molto di più perché di te, Iaia, ce l'ha tantissimo di più da dire. Non ce l'abbiamo fatta, speriamo di poterci innanzitutto vedere di persona, ma poi rincontrarci e Certo, raccontarci ancora tanto di volentierissimo te. ragazzi, volentierissimo, mi fa super piacere. E poi Salutiamo. soprattutto fuso rosa e fucsia, perché se no Questo è insieme a ovvio, vengo Michele. direttamente con la tutina, col body e la fascia. Va bene, dai. Salutatemi la mia imperia, vi mando un Assolutamente. bacio. Ciao, Ciao, è Iaia, stato un faccio, piacere. buona Grazie serata. Ciao, ragazzi. Iaia. Ciao, Ciao, grazie. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Non si sconnette perché vogliamo rimanere attaccati. Ok. Ciao Iaia, grazie mille davvero di aver preso parte a questa diretta, sei stata davvero straordinaria.
Siamo stati veramente contenti appunto che hai partecipato alla diretta e siamo sicuri che ci rivedremo presto, sia in diretta che dal vivo, perché siamo vicini di casa. E ci abbiamo anche tante cose vissute Ma ci vorremmo, assieme che adesso non abbiamo detto per però motivi di privacy, niente di che. ci faremo dare anche tanti consigli di bellezza, magari anche di cucina, come restare in forma, tante cose che potremmo magari vedere insieme e divertirci. Salutiamo Allora, qualcuno c'è che veramente tantissima gente che ha tantissima. partecipato, Antonella Antonella Cupcake, la Cupcake, salutiamo, che ci ha scritto tantissimo, ma salutiamo ha scritto velocemente tutti. tantissimo, invitiamo tutti a seguirla perché è favolosa e lo diciamo sempre, ma un giorno faremo una diretta con lei. Seguite Yaya, se non la conoscete, vi stupirà. Diretta bellissima, sa Sussa, grazie. Un affettuoso saluto da Amalia, Ciao ciao. Amalia. E sei meravigliosa, tutti i complimenti ovviamente per Yaya, non per noi, però va bene. Se vi va, seguiteci sulle nostre pagine Facebook e Instagram Sfornati. Siamo su Telegram, dicevamo, sempre la voce Anche Sfornati. su Facebook. Siamo su Facebook, sì, siamo su YouTube con il nostro canale di ricette. E niente, vi mandiamo grazie Antonella, veramente. Ci vediamo presto. Con Yaya ci vediamo presto. Con Ala adesso ci facciamo un delivery perché non c'è più tempo di Esatto. cucinare. Vi mandiamo un grosso Buona bacio. serata a tutti e Al grazie di averci seguito. prossimo appuntamento con Sfornati Live. Ciao. Ciao!